riusciranno a coprire con il loro lancio. Primo lancio è andato a buon fine, è stata presa la distanza dall'arbitro. Allora va precisato che il lancio praticamente viene misurato nella misura del piede di appoggio più vicino al lanciatore al momento dell'impatto, quindi sempre più lontana la fonte di Santa Lucia. Basta, si rompe. È valido il lancio, il gol ancora non si è rotto, quindi si procederà fino a quando non si fa la frittata, fino a quando l'uovo non si rompe si continua a lanciare e ci si allontana sempre di più per coprire una distanza sempre maggiore. Ecco, vediamo il lancio di Daniele, lunghissimo, buono, è buono il lancio, è buona anche la ricezione, direi, anche perché il grosso del lavoro in questo gioco lo fa il ricettore, anche sì, sta là. Il lanciatore deve essere sempre molto preciso, però la bravura sta nel ricevere l'uovo senza farlo rompere. La frittata, è scivolato l'uovo dalla mano di Daniele e il ricettore non è riuscito più a prendere l'uovo. Ora procediamo alla misurazione.